Il momento della Moncada Solar dal punto di vista fisico attualmente non è dei migliori. Franco Ciani e il preparatore fisico Toto Alletto hanno intensificato i carichi di lavoro perché la stagione è ancora lunga e aver chiuso al primo posto solitario il girone di andata con ben 8 punti di vantaggio sulle seconde non garantisce nulla. Eppure anche così stanca e con qualche sofferenza di troppo, la squadra continua a macinare risultati avversari. L'ultimo in ordine di tempo il coriaceo Francavilla, che è riuscito domenica scorsa al Palamoncada a bagnare il naso alla capolista per 20 minuti pieni, sfruttando anche il prematuro accantonamento di Paparella, 3 falli nei primi 5 minuti, ma confermando anche le buone capacità difensive di mestierianti della B come De Bellis e Labate. Muscoli pesanti quelli della Moncada, ma sempre muscoli, tanto che al ritorno dagli spogliatoi, buoni consigli e solenne lavata di capo da parte del tecnico friulano, sono bastati 5 minuti di basket a tavoletta e il ritmo di Paparella e di Vicaro per piazzare un break mortifero che in sostanza ha chiuso il match, pur registrando altre pause e altri ritorni sotto misura degli avversari. Senza entusiasmare dunque e pur piazzando quasi 90 punti, 86 a 77 con 4 giocatori in doppia cifra, la Moncada resta prima in classifica, 32 punti contro i 24 del terzetto composto da Viola Reggio Calabria, Roseto e Martina Franca, tutte vittoriose in casa, in attesa dell'annunciata ma non ancora confermata riforma in corsa che assegnerebbe alle prime di ciascun girone il passaggio diretto in divisione A senza passare per le insidie dei play-off. Sino a quel momento Ciani e i suoi garibaldini vanno avanti lavorando duro con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.